Perché c'è gente come Frank? Perché tante brutte cose in questo mondo? Non lo so. Sai, ho fatto un sogno. L'ho fatto la notte che ti ho incontrato. Nel sogno vedevo il nostro mondo. E questo mondo era buio, perché non c'erano più pettirossi. I pettirossi rappresentavano l'amore. E per un lunghissimo tempo ci fu soltanto oscurità. Poi ad un tratto migliaia e migliaia di pettirossi tornarono sulla terra e il loro ritorno portò finalmente la luce accecante dell'amore. E sembrava che quell'amore fosse l'unica cosa veramente importante. Ed era così. Fermo lì! Che c'è? Come puoi andartene in un momento come questo, Jeff? Tutto sta andando a rotoli. La situazione è critica. E lui che fa? Scruta l'orizzonte. Un primo piano da far sbavare Tarantino. Capirà tutto, risolverà tutto. Non c'è più storia ormai. Suona qualcosa, tuo fratello. Oh, Sergetto. Sergetto mio, c'era una volta il tuo. C'era una volta il tuo cervello. Io ho freddo e tu mi attacchi ste pippe. Ma non lo senti che caldo che fa? Perché non apri la finestra? Io ho fame.
che sia re. Gelato frio. Forse sta meglio così, in piedi. Andiamo? Dai. Mamma, a mano. Non vorrai farmi credere che lui... Sì, mamma, non ha ancora un lavoro fisso e poi è sempre il solito sfaticato. E a voi non piace, eccetera, eccetera. Vabbè, bambina mia, ma te lo devi sposare proprio tu, no? Così. Mamma, ma io non vedo l'ora. Il corredo, la cerimonia, il ricevimento. Tu mi aiuterai, vero mamma? Sì, certo. Ma tu sei sicura di essere innamorata di lui? Sei? Sì, io vado in camera, mamma.